Vale, partiamo dall'inizio. Ti chiama Volley Pesaro. Oh! E tu? E io vado a prendere un caffè con la presidentessa e niente, è stato diciamo subito feeling, nel senso che lei mi ha trasmesso tutta la sua passione, aveva un sogno e ce l'aveva anch'io, perché dopo 15 anni di più uno mi mancava solo la promozione, avevo fatto il Final Four, 5 volte i playoff, quindi mi mancava soltanto là il sogno della promozione, quindi i sogni si sono incontrati e l'abbiamo realizzato. Una stagione bellissima, una tua stagione bellissima, dietro sei stata una sicurezza, davanti hai inciso tantissimo, nei momenti un po' di calo è venuta fuori la tua esperienza. Quindi... Ma guarda, io sono messa a disposizione della squadra, e cercando di dare quello che avevo e considerando che comunque avevo determinate qualità che si incastravano benissimo dietro quell'altro schiacciatore, con la Franci, che è molto forte in attacco, io magari l'aiutavo di più dietro, e quindi questa è stata la nostra forza, insomma l'umiltà e la capacità di dare una mano essendo sempre consci dei propri limiti. La tua esperienza ha aiutato poi il Volley Pesaro ad arrivare. Ma sì, vabbè, diciamo che anche in questi playoff ho predicato la tranquillità, cercando di aiutare chi è che non l'aveva mai fatti, perché sai, dopo 5 volte magari arrivi a un momento che l'esperienza ti aiuta, no? E quindi l'importante è che sono riuscita a dare una mano, l'importante è quello.